Da quando si sono sparse le voci che Napolitano si dimetterà, almeno da novembre, i mass media hanno buttato nomi al pasto del popolo di suoi possibili successori e si sono iniziati gli indovinelli in rete. Non è stata mai pubblicata una lista ufficiale dei candidati, ma il popolo del web ha messo in croce tutti quanti. Da ciò segue che i possibili presidenti non fossero privi di dubbi che li renderebbero non idonei per assolvere la funzione di capo dello Stato. Tutti quanti vengono dalla politica vecchia perché i requisiti per la candidatura sono stati fissati in modo che nessuna persona fuori gli schemi prestabiliti possa candidarsi. Ma la norma non dice questo, perché la Costituzione fissa solo tre parametri e dovrebbero essere solo quelli, niente di più. Noi siamo solo spettatori di una sceneggiatura senza alcuna voce in capitolo, che è stata scritta molto tempo fa. Noi habemus già il presidente, nella persona del professor Sabino Cassese. Infatti, il presidente dimissionario ha programmato le dimissioni in modo che il Cassese sia libero dalla funzione di giudice costituzionale. Cassese è stato l'uomo segreto del PD di Bersani al posto di Napolitano già nel 2013, ma quell'anno non avrebbe potuto lasciare il posto di giudice perché sarebbe stato troppo evidente lo scambio di favori tra i due amici. Chi meglio di lui potrebbe dare continuazione alla politica di Napolitano del PD? Il professore è fondatore dell'organizzazione governativa IRPA, nella quale è socio il figlio di Napolitano, Giulio. Basta leggere il curriculum dei soci dell'IRPA. Sono tutti ex studenti del Cassese, i quali assolvono funzioni di chiave presso i massimi organi dello Stato. Da ciò segue che il Cassese può avere tutte le informazioni riservate alle quali nessuno ha accesso, quindi avere una visione unitaria di tutto quello che succede nel paese. Il Cassese è amico anche di Ciampi, che l'aveva nominato ministro della funzione pubblica, dove avrà i suoi rapporti consolidati. Tanti dei soci dell'IRPA sono docenti universitari sparsi per l'Italia, i quali danno continuazione al metodo di insegnamento dei futuri magistrati e avvocati, come truffare il prossimo. Ma c'è di peggio. Il Cassese è legato all'ambiente della lobby del gioco d'azzardo, che finanzia tutti i partiti e politici dalla destra alla sinistra, come è emerso da una inchiesta giornalistica. È ovvio che tutti i partiti sceglieranno il Cassese perché ne hanno interesse personale al fine di mantenere i rapporti di favoritismo e di conservare i propri privilegi. Il Cassese è la mente di una missione che è stata organizzata per portare a termine alcuni casi giudiziari di corruzione giudiziaria scandalosa che sono in corso presso il Tribunale di Pistoia. Uno dei soci dell'IRPA, Giuseppe Ciccarelli, figlioccio di Cassese, è stato inviato da Roma a Pistoia per portare a termine detti procedimenti, facendo in modo che nessuno possa denunciare il gruppo di magistrati ivi coinvolti, altrimenti crollerebbero i vertici della giustizia e della politica. Ci sono coinvolti vertici locali del PD di Montecatini Terme, collusi con gli altri colori. Ci sono in mezzo soggetti i quali collaboravano con il Cassese presso la Corte Costituzionale, il giudice Maria Elena Mele, appositamente trasferita in Pistoia per un breve periodo.
Andreana Esposito, figlia dell'ex procuratore generale della Cassazione, Vitaliano, nipote di Antonio Esposito, giudice del processo Berlusconi, i quali fanno parte di una saga di magistrati potentissimi. Con il Cassese al vertice dell'Italia, i magistrati non cambieranno mai, continueranno a non rispettare la legge, a produrre milioni e milioni di famiglie distrutte, bambini tolti dalla famiglia, vittime di Stato condannate a morte dalla psichiatria. Noi, gente senza voce, vorremmo veramente un presidente come Sabino Cassese, legato ai poteri forti, ai centri di potere economico e politico? Abbiamo scelto noi politici, ma loro, dopo aver ottenuto la poltrona, non hanno alcun obbligo verso di noi delle loro scelte, e questo lo dice la Carta Costituzionale. I parlamentari chiudono la porta dopo le elezioni e vivono nel mondo loro, facendo finta di non sentire che noi altri cerchiamo di buttare giù la porta del castello. Per ora siamo solo spettatori ad assistere alla rovina dell'Italia e alla distruzione della nostra famiglia, negli interessi di una manciata di persone che credono di essere padroni della nostra vita. Come attivista del Comitato Spontaneo di Cittadini contro la Malagiustizia, contesto la candidatura del professor Sabino Cassese, perché se c'è solo una persona alla quale lui non garantisce i diritti costituzionali, non è idoneo ad assolvere la funzione del capo dello Stato. Una persona c'è già, sono io, in più c'è la mia famiglia. Il Cassese non è super partes, non è una persona libera e indipendente. Non può essere imparziale perché dipende da poteri forti in cui interessi dovrà agire. Il professor Sabino Cassese non è idoneo ad assolvere l'incarico. Comunico al popolo del web che presenterò contestazioni motivate contro la candidatura e l'elezione del professor Sabino Cassese al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ma in primo luogo alla mia nazione. Che nessuno possa poi dire che non lo sapevo. Auguri italiani al nuovo regname del professor Sabino Cassese per i prossimi 7 anni. Alla prossima!